Le persone che cercano lavoro sono le più svariate, purtroppo il periodo è abbastanza disastroso, sono persone che generalmente lasciano curriculum che noi provvederemo a inoltrare a chi di dovere, e l'afflusso, siamo il primo giorno di mattina, comunque vedo che sta crescendo e probabilmente più là nella giornata l'afflusso purtroppo sarà anche maggiore. Io penso sia molto, cioè sarà molto frequentata, ci sarà molta presenza. E da quello che abbiamo visto stamani, sicuramente appunto giovani senz'altro, però anche persone più adulte che si trovano in difficoltà vista la situazione con il lavoro così in crisi. E poi ci sono anche persone che invece si fermano per chiedere informazioni di più di tipo riguardano gli ISEE, servizi eventualmente fiscali, l'esenzione del ticket, quindi tutte cose comunque che non sono legate proprio alla ricerca del lavoro, ma che sono una problematica diciamo che tutti hanno e per le quali ricercano risposte. Ecco. Per un ragazzo della mia età, innanzitutto, che deve finire la scuola, attualmente vuol dire poco, però per l'anno prossimo si aprono sicuramente degli scenari e delle prospettive di lavoro che possono essere utili dopo il diploma, diciamo. Non stiamo passando buoni tempi in Italia, però si spera di riuscire a trovare una sistemazione dopo finita la scuola, anche se è molto difficile.